Museo, vai Giuseppe, Giuseppe Nardo, Gazzetta di Parma. Come si chiude questa stagione? Con una vittoria? Sì, una piccola caramella, diciamo. Sì, no, vabbè, noi abbiamo sempre cercato per vincere tutte le partite, abbiamo avuto un atteggiamento propositivo, al di là di tutto dobbiamo chiudere in una certa maniera, anche per la squadra, per i nostri tifosi che sono venuti fino a qua, che ringraziamo, si sono sobbarcati di viaggio incredibile, quindi ci tenevamo a chiudere bene, insomma, con una vittoria. I ragazzi oggi avevamo in campo una squadra un po' più muscolare rispetto alle altre volte, perché magari mancava un po' più, ecco, quindi ovviamente più o meno un po' meno di palleggio e un po' più, diciamo, no, gambetta, un po' più di garra. Però la squadra è andata a aggredire subito alta e da questa aggressione, questo atteggiamento che abbiamo avuto ne è scaturito il gol. Poi abbiamo per quelle situazioni dove non siamo stati bravi nell'ultimo passaggio e per andare a essere ancora più incisivi. Nel secondo tempo ovviamente abbiamo continuato, qualche volta potevamo uscire meglio, abbiamo avuto qualche occasione noi, il nostro punto finale anche loro hanno avuto un punto loro finale. Però anche il Crotone era una squadra che all'inizio della stagione era stata costruita per lottare per i vertici, però a volte ci sono dei campionati che prendono all'inizio una piega con la pressione di dover fare a tutti i costi un certo tipo di percorso, poi c'è di rimonta, arriva la pressione, arriva un po' di timore. Il Crotone, che era una società seria, una società competente, che è stata sempre a certi livelli, sempre si ritrovano in una stagione così. È un percorso che noi abbiamo fatto tanto per rigirare questa nostra stagione, ci abbiamo messa tutta, ma ogni volta in ogni partita c'è stato sempre qualcosa, ogni settimana c'è stato sempre qualcosa che succedeva per metterci il bastone tra le ruote, sempre 13, 14, 12, 17, anche nell'ultima settimana abbiamo perso diversi ragazzi, parte della schiena, per il manager qualche partita. Quindi siamo stati sempre, no? Però la squadra ha avuto sempre un atteggiamento propositivo nella mentalità, quello che doveva fare, se l'è giocata con tutti. Purtroppo non siamo stati così bravi e concreti quando siamo andati a costruire le azioni, tante azioni offensive, diverse azioni offensive nel concreto italiano. Però questo è un po' un tema di valutazione, ecco, quindi come stiamo facendo valutazioni già da qualche partita. Detto questo, sono diversi ragazzi nuovi, che hanno giocato un po' meno, però lo spirito, l'atteggiamento, la squadra l'ha messo, l'impegno settimanale, tanti diversi ragazzi si sono migliorati, sono cresciuti e quindi avanti. Renato, buonasera mister, sono Luigi Saporito, Gazzetta Sport, Sferia TV. Una battuta, i portieri vi danno, i portieri vi tolgono. Vabbè, ma qualche volta è capitato, qualche volta succede nel calcio di oggi, no? La ricerca di voler costruire anche dal basso, di voler giocare, capita. Se uno vuole andare a fare un certo tipo di lavoro di calcio, poi un po' di battarlo, no? È un certo modo di pensare che a volte ti dà qualcosa, magari altre volte quando non lo noti, non c'è l'errore, non lo noti, però c'è l'uscita, c'è la costruzione, qualche volta qualche piccolo errore può capitare, però lo fanno anche gli attaccanti. Quando lo fanno gli attaccanti non diciamo nulla, quando lo fa il portiere purtroppo si viene evidenziato ancora di più, però può capitare. Grazie. Buonasera mister, Carlo Chiesa, 12 TV Parma. Ci si aspettava in una partita così senza obiettivi magari qualche volto nuovo in più, no? C'era Traoré, c'era Zagaritis, giocatori che non abbiamo visto durante tutto l'anno. C'è stato un motivo preciso, forse schierare la formazione migliore era proprio per lasciare questo campionato, non lasciare nulla di intentato anche nell'ultima partita? Certo, sicuramente un po' questo e un po' il fatto questi ragazzi, c'è qualcuno che è presto. E quindi ovviamente ti tempo era quello di andare a valutare un po' quelli che sono di proprietà per poter fare una valutazione un po' più oggettiva su quella che sarà per il domani, no? E quindi era un po' anche quello, senza perdere il fatto di dover andare un po' quello che abbiamo fatto nelle ultime settimane con la volontà di voler vincere le partite, come nelle altre precedenti ce l'abbiamo messa tutto, però magari abbiamo raccolto meno, però l'intento era quello da un lato e quello di valutare i ragazzi che erano della proprietà, della società, per poterti dare modo di poter, no, giocare con un po' più di continuità, essere un po' più presenti, valutarne la crescita eventuale, oppure dove si doveva ancora andare a lavorare sopra, quindi questa è la cosa che mi ha detto. Giuseppe,
La frase prima, la concluso dicendo tanti ragazzi sono cresciuti, punto, quindi avanti, tre puntini, cosa metto in quei tre puntini? Parleremo la prossima settimana con la società, faremo un po' di valutazioni su quello che sono i discorsi, le idee, le nostre, le mie, le loro. Però io qua mi sono trovato bene con tutti e comunque devo ringraziare tutti, è chiaro che ragazzi, quando si chiede un allenatore subentra in 5 mesi, perché sono stati 5 mesi, sono arrivato a fine novembre, adesso siamo il 1° di maggio, quindi vai a vedere, sono stati 5 mesi e con un mese 35 giorni, 40 giorni non abbiamo mai giocato. E, detto questo, in 4 mesi, 5 mesi, mi è capitato già altre volte, onestamente, di voler vincere i campionati, perché non 24, però non mi aspettavo tante, così tante problematiche dentro questo periodo che ci sono arrivate addosso, e questo ovviamente ci ha messo un po' un freno, perché soprattutto abbiamo detto tanto davanti. Se noi andiamo a valutare, non abbiamo avuto una continuità, una coppia d'attacco che potesse essere, no, la coppia, non puoi pensare di vincere un campionato se in un reparto che ne succede una più di Bertone in questi 5 mesi, cioè mancare l'inglese 3 mesi e mezzo. Poi si è fermato Benedice, poi si è fermato, è arrivato quando è fatto meglio, 20 minuti, mezz'ora, poi si è fermato, ha saltato 8 partite, poi si ferma quello. È chiaro, senza contare Gigi, giocatore di personalità importante, 11 partite giochi col terzo portiere con la reazione di 18 anni, è una cosa che non ricapiterà più, non ti ricapita più, non ci ricapita più a nessuno, è una cosa stranissima, particolare, per non parlare di altri ragazzi che non si sono più visti, i ragazzi che sono arrivati a gennaio, lo stesso Schiattarella che si è fermato in traccia. Sono tante cose, che magari piccole cose che sono successe, che però per una, andare avanti, no, di una squadra, hai dovuto tirare il collo a diversi ragazzi, sempre quelli, perché magari tante, no, possibilità se ne aveva un po' meno, però tutti hanno dato tutto, delle difficoltà, e siamo, la squadra è stata brava in quelle 15 partite dove noi lì avevamo dato la sensazione di essere diventata squadra, no? Perché riuscivamo a costruire tanto nella fase di possesso, diverse occasioni da gol di partita, essere pericolosi, gli avversari ci accorgevamo che contro di noi mettevano sempre un difensore più, un centrocampista più, proprio perché ci temevano, perché vedevano le nostre partite, e quindi riuscivamo a essere, avevamo alzato la nostra pericolosità offensiva, e dietro i numeri, le percentuali degli altri si erano abbassati, i nostri portieri erano impegnati praticamente pochissimo, e quindi eravamo nei numeri, quello che volevamo raggiungere col lavoro. Poi dopo gli imprevisti che sono arrivati tanti, troppi nel corso della stagione, e soprattutto davanti, che non siamo riusciti con questi tanti assenze, rientri ferma, riparti di ferma, davanti a dare un po' di continuità, e ci è mancato qualche gol, perché purtroppo questi gol poi pesano, non a caso ne sono venuti diversi pareggi, tutti spostati nell'equilibrio in tutte le partite, con qualche 6-7 gol in più, non dico tanti, però ci avrebbero portato quei punti da star là e andarcela a giocare ancora, però sono cose che possono capitare. Io l'ho detto in conferenza stampa, non è capitato di vincere qualche campionato, se si faceva male Caraccio o Andrescia non mi faceva 25 gol, se si faceva male Pennissi a Chievo me ne faceva 27, se mi si faceva male Pozzi alla Sampdoria me ne faceva 25, non ci andavo, se mi si faceva male a Palermo i ragazzi di Iba o Belotti, che pur essendo molto giovani ma avevano avuto la continuità di poter giocare almeno, no? E di fare, sono andati in doppia cifra tutte e due, quindi è chiaro che poi dopo qualche punto in meno ti arriva inevitabile, perché poi tu lavori la costruzione, poi arrivi e devi essere così bravo al quanto per concretizzare. Però devo dire che la squadra ha messo sempre tutto sul campo, ha dato atteggiamento, ha raccolto un po' meno rispetto a quello che ha prodotto, e questo c'è grande rammarico, però il calcio è così, no? Quindi ci sono gli imprevisti, l'imponderabile può essere dietro l'angolo, e questi sono stati un po' inaspettati. Pazienza. Avanti. Grazie a tutti. Ciao, buon lavoro. Grazie.